Questa scelta è stata mirata da tutto il gruppo con una sola decisione unitaria. Tutti cercavano la mia scesa in campo dopo la vicepresidenza della provincia che mi ha investito nel 2017, però io ho cercato tutti i modi possibili di creare sul territorio una classe dirigente sana, onesta e trasparente. Quale che noi oggi abbiamo scelto? Il dottor Enrico Corvino, perché è un grande manager della macchina pubblica, che l'ha dimostrato in questi 40 anni della sua competenza, che attualmente oggi non serve soltanto un sindaco della paladino della legalità oppure della legalità, ma serve anche un grande sindaco di competenza. Enrico Corvino è una persona di grande competenza e mi farebbe molto piacere che il popolo tutto questo lo va a capire, perché solo così possiamo dare un salto di qualità a questa comunità, che attualmente oggi questa amministrazione che c'è ha fatto solo l'ordinario. E cerchiamo tutti in modo possibile di cercare il voto utile per il nostro candidato sindaco e per noi sostenitori alla carica di consigliere comunale. Nulla è stato fatto, tutto sta ancora a distanza di 5 anni, tutto sul tavolo ancora, e bisogna cercare tutto in modo possibile di sburocrizzare tutto questo che praticamente è rimasto ancora tutto senza fare: l'urbanistica, l'ambiente, i servizi sociali e tutto quello che attualmente oggi è una pieca che non funziona in questa realtà. Io mi auguro che a più presto possibile ci sarà un cambio di rotta, e col dottor Enrico Corvino, con la squadra che ha creato, con tutti i professionisti che ha intorno a lui, ci sarà un cambio di rotta. Rivestito cariche istituzionali sia alla provincia, anche alla regione, con l'onorevole Michele Schiano, e oggi sto attualmente oggi con Zanetti e Severo Romano a Roma come consigliere politico nelle sue segreterie. Attualmente oggi tutto questo mi serve per formarmi, perché un vero politico la prima cosa deve riconoscere i propri limiti, poi si deve formare e migliorare la qualità di tutto quello che gira intorno a lui. Solo così si può avere un cambiamento nella vita e nella formazione della politica crescente. Quale che io attualmente oggi mi sono messo in discussione come candidato alla carica di consigliere comunale, perché per me è la priorità assoluta di dare ai miei elettori la priorità e la strada maestra, quella che porterà a tutti quanti a migliorare la loro qualità di vita.